Abbiamo promosso questa conferenza stampa con il segretario di Più Europa Riccardo Maggi e con i colleghi Alessandro Caramiello del Movimento 5 Stelle e Eleonora Evi del gruppo PD che sta partecipando collegata e interverrà dopo, perché abbiamo voluto approfittare del tema di giornata dell'agenda parlamentare, cioè il decreto, come lo possiamo chiamare, il decreto infrazioni, disposizione urgente per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione. Quindi oggi stiamo sanando alcuni errori che sono stati fatti dai legislatori italiani che hanno previsto procedure di infrazione, quindi con sanzione o di pre-infrazione, ti avvisano, ti dicono guarda che se non risolvi il problema poi arriva, si apre la procedura con tutto quello che comporta, non da ultimo i costi per i contribuenti. Abbiamo approfittato di questo per fare un'attività preventiva. In realtà noi l'avevamo già fatto in aula quando, e vengo all'oggetto della conferenza stampa, un anno fa, poco meno di un anno fa, il Parlamento italiano votò la legge 172-2023, la famosa legge che vietava la commercializzazione in Italia a base di carne coltivata, da una parte, e dall'altra vietava le denominazioni tradizionali della carne per i prodotti a prevalente origine vegetale. È il tema del meat sounding, cioè le bistecche di soia, per capirci. Noi abbiamo una legge che vieta le bistecche di soia ed è la stessa legge che vieta qualsiasi importazione, produzione, commercializzazione della carne coltivata. Allora, noi avevamo segnalato, facili profeti, non ci voleva un esperto di diritto comunitario, che questa legge, perché è legge dello Stato, sarebbe andata incontro, anzi sarebbe andata allo scontro con il diritto dell'Unione Europea. Per un aspetto di procedura, perché non era stata rispettata la cosiddetta procedura TRIS, cioè quella che prevede che alcune disposizioni di legge normative vadano in bozza, prima mandate per un parere alle autorità dell'Unione Europea, ma poi per elementi di merito che riguardavano tanto la questione della carne coltivata quanto la questione del meat sounding, che nel divieto previsto in Italia rappresentano una palese violazione di disposizioni comunitarie, la più semplice della quale è quella della libera circolazione delle merci, perché un prodotto, fosse la carne coltivata, avallato dall'EFSA, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea, prodotto in un paese europeo, non puoi vietarne l'importazione. E ugualmente, se sul meat sounding, se in un paese questo viene prodotto, se in Austria vogliono fare le bistecche di soia o i würstel di soia, non puoi vietarne l'importazione. Questo è solo uno dei profili. Vado brevemente. Cosa è successo da allora ad oggi? Sono successe tante cose, ma in particolare cosa è successo che rende la nostra iniziativa tempestiva rispetto a quanto sta accadendo anche in aula? Sono stati due interventi, uno della Corte di Giustizia Europea, che con la sentenza C-438-23 del 4 ottobre scorso, relativamente al divieto di meat sounding analogo a quello italiano contenuto nella disciplina francese, vi ricordate l'obbligo, lo fanno anche i francesi, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha detto: qualora non abbia adottato una denominazione legale protetta, lardo di colonnata, non puoi fare lardo di colonnata vegetale, ma
puoi fare lardo vegetale, nessuno. Qualora non abbia adottato una denominazione legale, cioè un IGP o quello che è protetta, uno Stato membro non può vietare l'uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti di origine animale per designare un prodotto contenente proteine vegetali. Cioè gli straccetti di soia li puoi fare. Quindi questa pronuncia della Corte di Giustizia europea smentisce la legge francese, dove la legge francese dice denominazioni usuali e descrittive riferite alla carne, quindi bistecca, salsiccia, hamburger e quello che è. Quindi la Corte di Giustizia europea ha chiuso la partita, perché quella francese era legge, è intervenuta e ha chiuso la partita sul meat sounding. La Commissione europea è intervenuta sulla carne coltivata, perché gli ungheresi, che diciamo col governo Orban non stanno in cima alla nostra simpatia per quanto riguarda... Ma siccome sempre austro-ungarici in questo caso sono, hanno rispettato, a differenza dell'Italia, che con una scelta un po' levantina aveva prima depositato la procedura TRIS, poi l'ha ritirata, gli ungheresi invece sono andati dritti e hanno presentato la procedura TRIS rispetto a una proposta di legge per vietare la carne coltivata. E in questo caso la Commissione europea ha osservato che il divieto di carne coltivata, del tutto analogo al nostro, quello italiano, è un divieto ingiustificato in quanto potrebbe precludere la procedura di autorizzazione armonizzata per i nuovi alimenti a livello UE, che prevede una valutazione scientifica da parte di EFSA. Quindi dal punto di vista del diritto europeo la partita si chiude qua, come avevamo previsto, è propaganda, e entrambi i punti della legge 172 del 2003 sono stati affrontati, game, match, set, e chiusi dalle autorità europee, Corte di Giustizia Commissione. Quello che noi chiediamo, e poi lo facciamo con emendamenti, ordini del giorno in questa sede, ma in generale quello che chiediamo a Lollobrigida è: vabbè, ti sei sbagliato, ti avevamo avvisato, hai voluto andare dritto, da qui in poi noi non chiameremo in causa la Corte dei Conti, ma da qui in poi è danno emergente. Non è solo lucro cessante, è danno emergente. Cioè da qui in poi mantenere quella normativa è dolo, perché è chiaro che quella normativa è contro il diritto europeo, c'è, qualora dovesse venire implementata in uno dei due aspetti, parte la procedura di infrazione e quindi pagano i contribuenti. Per cui noi chiediamo, poi approfondiamo il dato formale, chiediamo al ministro Lollobrigida, e lo avvisiamo oggi, di intervenire rapidamente per cancellare quella normativa dalle norme italiane. Oltre a tutto questo, e chiudo, c'è anche un dato politico sostanziale. Entrambi i punti hanno una incidenza negativa sulle prospettive di sviluppo, di buona occupazione dei settori di riferimento. Noi avevamo fatto la conferenza stampa al tempo prima che incrociassimo le lame, dal nostro punto di vista solo formalmente, da loro quasi no, con Coldiretti qui fuori, avevamo fatto una conferenza stampa. Avevamo invitato anche uno scienziato e una start-up. Quindi noi stiamo con un divieto fasullo, un divieto anti-diritto europeo, stiamo facendo sì che le start-up del settore, io ne ho incontrato uno casualmente in aereo
qualche settimana fa, stanno trasferendosi nei paesi dove non c'è il divieto. E sul meat sounding, oltre alla ricerca, vi dice, ma la ricerca non è vietata, ma chi è che fa ricerca in un paese dove poi è vietata qualsiasi spin-off di applicazione? E sul meat sounding c'è un problema reale per le imprese italiane che oggi sanno che hanno questioni anche banali, è un mercato che cresce, di marketing, di packaging, non sanno come muoversi, perché formalmente il divieto in Italia rimane. Allora, io darei la parola magari prima ad Alessandro Caramiello, che ha presentato in questa direzione un emendamento anche sul... Grazie Benedetto, buongiorno a tutti, io faccio parte della Commissione Agricoltura, quindi sono stato uno dei fautori, chi insomma si è opposto in maniera molto forte a tutto quello che poi è avvenuto in aula. Gliel'ho detto in aula, gliel'ho detto anche oggi nell'intervento proprio sul DL Salva Infrazioni, che questo è un governo incapace che vive di propaganda, una becera propaganda, di un'ideologia che poi alla fine insomma può mettere in seria difficoltà il nostro paese, cioè può fare in modo che il nostro paese debba sborsare altri soldi a causa di queste procedure di infrazione. L'ho detto più volte, al di là adesso della carne coltivata e del meat sounding, che sono argomenti che ho affrontato e che gli ho detto anche in un question time al ministro Lollobrigida, che se domani l'EFSA dovesse autorizzare questo nuovo alimento, perché si tratta di un nuovo alimento, la carne coltivata, che oggi non esiste in commercio, stiamo vietando un qualcosa che non esiste, domani, così come diceva il collega della Vedova, noi non potremo vietarne l'importazione, ma nel frattempo stiamo bloccando la ricerca che potrebbe creare sviluppo indotto e posti di lavoro, e anche in questo caso potremmo parlare di Made in Italy e di sovranità alimentare, perché produceremmo in Italia questo prodotto. Invece con questo modus operandi di questo governo, con il supporto di Coldiretti, praticamente abbiamo bloccato, stiamo bloccando la ricerca. Parimenti la questione quindi del meat sounding. E allora che cosa stiamo facendo? In maniera trasversale, sinergica, queste forze politiche, abbiamo presentato degli emendamenti per sopprimere l'articolo 3 della legge 172 del 2023, che abbiamo cercato di osteggiare in aula parlando alla maggioranza, ma la maggioranza parlamentare è una maggioranza di governo sorda, che non ha voluto ascoltare quindi i nostri suggerimenti, che poi insomma avevamo ragione. Due sentenze, Corte Europea, Corte di Giustizia, hanno bloccato questa legge, grazie anche all'Ungheria, all'autoritario Orban e alla Francia, e praticamente noi ci troviamo oggi una legge disapplicabile da tutti insomma i magistrati italiani. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo presentato degli emendamenti, abbiamo firmato insieme, abbiamo presentato degli ordini del giorno insieme, quindi con Più Europa, con il PD e spero con AVS, insomma con tutte le forze politiche di minoranza, per rendere giustizia a quello che noi avevamo detto. Noi speriamo che Lollobrigida, quindi questo governo, ascolti quello che noi stiamo dicendo da mesi, e cioè quindi che vengono approvate all'unanimità questi emendamenti e questi ordini del giorno, che risolvono un problema e che possono poi portare nuove procedure di infrazione all'Italia. Già noi oggi siamo sotto procedure di pre-infrazione per due motivi, per la direttiva Uccelli e per il regolamento RICCI, cioè l'utilizzo del piombo nelle aree umide. Lo abbiamo detto, c'era stata la procedura EU-Pilot del 2023 che ha inviato una missiva all'Italia, quindi la Commissione Europea ci ha avvisato anche su questo, e noi non abbiamo risposto correttamente alla Commissione Europea.
Quindi anche su queste due procedure, il regolamento REACH e la direttiva Uccelli, oggi siamo in pre-infrazione, ma domani sicuramente l'Italia subirà altre procedure di infrazione, quindi altre tasse nei confronti dei cittadini italiani. Quindi noi chiediamo a Lollobrigida, a questo governo, intervenire e sopprimere l'articolo 3 della legge 172 proprio per evitare esborsi economici da parte dei cittadini italiani. Hanno sbagliato, ma mostrano che a causa della loro ideologia e becera propaganda, da un punto di vista propagandistico è stato un successo con i palloncini della Coldiretti, ma da un punto di vista pratico un fallimento totale, perché questa legge è stata bocciata dall'Unione Europea. Quindi io ringrazio le altre forze politiche che sono qui oggi insieme per cercare di bloccare questa deriva autoritaria che nulla e nessun beneficio porterà allo Stato italiano. Grazie. Grazie. Prevenire è meglio che curare, gli stiamo facendo anche un favore tutto sommato a ricordargli questa cosa. La parola ad Eleonora Evi del gruppo del PD, che è in collegamento. Grazie, grazie molto, spero mi sentiate, io vi ho sentito benissimo e condivido ovviamente tutto quello che avete detto e l'appello che cerchiamo di fare in questo momento al governo e al ministro Lollobrigida in particolar modo, perché a me pare che anche con questo decreto che ci apprestiamo a votare, peraltro per l'ennesima volta con una questione di fiducia e quindi comprimendo i tempi e non consentendo al Parlamento di lavorare pienamente, ma è un provvedimento che a mio modo di vedere, come anche appena citato il collega Caramiello, non risolve i problemi e io credo che anzi con questo governo noi invece che ridurre il numero di procedure di infrazione stiamo andando nella direzione esattamente opposta, quella di probabilmente aumentarle. E la menzione la voglio fare anche io, un punto in particolare su questo decreto salva infrazioni, quello sulla fauna selvatica merita di essere visto e andato e approfondito, perché è incredibile come si pensi oggi di risolvere le procedure di infrazione. Non basta aggiungere una piccola frase in una legge che è stata criticata da parte della Commissione europea, che ci ha portato in pre-infrazione. Non basta aggiungere l'impegno a rispettare le direttive europee in vigore perché questa, come dire, perché questo avvenga magicamente. È evidente che insomma siamo di fronte ad una situazione piuttosto paradossale. Ma venendo al tema di cui stiamo parlando oggi e della iniziativa politica sul campo, sul tema della legge sulla carne coltivata e che introduce questo divieto assurdo, così come il divieto di denominazione di prodotti di origine vegetale con denominazioni richiamano appunto prodotti con la carne. Anche in questo caso siamo di fronte a divieti imposti da questo governo che, secondo le regole europee, semplicemente, e anche oggi per la giurisprudenza europea, perché la sentenza della Corte di Giustizia europea è un passaggio cruciale, fondamentale, non potevano essere adottati. Perché quindi sì, da un lato abbiamo violazioni procedurali, perché la procedura TRIS prima avviata, poi sospesa, poi riavviata, piacimento, questa cosa qui, e poi successiva chiaramente alla legge approvata dal Parlamento, è un qualche cosa che già di per sé si configura come violazione procedurale, ma è una violazione. E poi una violazione sostanziale, perché oggi appunto la sentenza della Corte di Giustizia sul fronte del meat sounding, quindi dell'uso delle denominazioni della carne per i prodotti di origine vegetale, da un lato, ma dall'altro lato il tema della carne coltivata con questo parere negativo, questa bocciatura secca da parte della Commissione europea sulla legge ungherese, ci mette nelle condizioni di essere molto certi che quello che è stato fatto da questo governo è completamente sbagliato. Io voglio aggiungere soltanto una considerazione più di carattere generale e politica. Io credo che questo governo porti avanti una vera e propria crociata contro, da un lato, l'innovazione, dall'altro lato la transizione ecologica, perché ancora una volta ci troviamo di fatto
pur di alimentare paure infondate, inesistenti, e tutto per difendere i poteri costituiti e di fatto uno status quo, di fatto si producono queste che non esito a dire figuracce, anche perché si tratta di ennesime figuracce, mentre invece le azioni da fare dovrebbero essere molto diverse. D'altro canto i sistemi alimentari globali sono al collasso e non possiamo continuare ad ignorare che la produzione del cibo è oggi sempre più orientata a questo modello industriale ed intensivo, anzi oggi abbiamo coniato addirittura il neologismo intensivizzazione sostenibile, che è un ossimoro, è un modo in realtà per prendere in giro le persone, per fingere di fare meglio in realtà continuando a fare peggio e molto male. E le soluzioni invece dovrebbero appunto passare da un'agricoltura che si riconnetta alla natura, da una riduzione del consumo di carne, dalla promozione di diete vegetali e quindi appunto non certo fare la guerra a un settore che invece è nascente, che è molto che sta andando molto bene, che crea profitto e soprattutto crea occupazione anche nel nostro paese, come quella appunto dei prodotti vegetali, e anche sì la carne coltivata, che può essere parte di queste soluzioni da mettere in campo per rendere davvero e veramente sostenibili i sistemi alimentari. Io ringrazio i colleghi e sono felice di poter cofirmare gli ordini del giorno e gli emendamenti che verranno depositati. Grazie. Grazie mille ad Eleonora Evi, Riccardo Maggi. Grazie Benedetto e grazie agli altri colleghi di altri gruppi di opposizione che sono qui oggi con noi. Noi, come sapete, sin dall'inizio avevamo denunciato e fatto con tutti i mezzi, diciamo, della battaglia parlamentare opposizione a un provvedimento che abbiamo da subito definito antiscientifico e autolesionista, perché contrario agli interessi dei consumatori italiani e delle aziende italiane, del sistema produttivo italiano. Oggi, non so se è chiaro a tutti, stiamo dando una notizia, che questa legge è una dead law, è una legge morta tecnicamente, cioè è esistente, è scritta in Gazzetta Ufficiale, ma non ha più effetti. I magistrati possono tranquillamente e dovranno, anzi, disapplicarla. Quindi aspettatevi, aspettiamoci anche su questo la gran cassa che riparte con i giudici politicizzati, perché io vedo lo stesso tipo di scenario da parte di questo governo. Non solo si dovranno rendere conto, e ovviamente questo sarà un colpo, perché la legge era sostenuta, è stata quella giornata in cui noi, c'era la discussione con il voto finale qui alla Camera, noi uscimmo con Benedetto sulla piazza e poi ci fu l'aggressione ai suoi danni da parte del presidente di Coldiretti. In realtà la rabbia del presidente di Coldiretti era dovuta al fatto probabilmente che c'era un momento di giubilo, di propaganda, diciamo, che doveva coronare questo saldarsi della maggioranza di governo, in particolare del partito del ministro Lollobrigida, con la prima associazione sindacale dei coltivatori in Italia, e era rovinato, diciamo, da chi provava a dire: guardate che questa norma è una follia ed è una norma che non avrà una vita davanti, perché creerà solo problemi di contrasto col diritto europeo e poi farà la fine che oggi vediamo che sta facendo. Quindi loro affronteranno un momento duro di impatto con la realtà, dovranno dare delle spiegazioni, poi non so se lo faranno, spero che ci sia, anche grazie all'iniziativa nostra di oggi, alla giornata parlamentare di domani, agli ordini del giorno che saranno discussi, anche un'attenzione mediatica su questo. Però c'è un tratto comune con altre questioni, io lo voglio sottolineare. Io stamattina, prima di venire qui, sono stato a un'iniziativa sulla questione dell'Albania e dei centri in Albania. Domani ce ne sarà un'altra sul reato universale di gestazione per altri. C'è qualcosa che lega l'Albania, la gestazione per altri, la carne coltivata, il divieto di canapa a basso contenuto di THC, ed è l'insofferenza di questo governo
per il fatto che c'è un ordinamento basato sulla primato del diritto europeo e del diritto internazionale. Tutte queste azioni di governo, prese una per una, possono sembrare dei, come dire, dei piccoli scivoloni, delle piccole bucce di banana che il governo incontra nella sua attività. In realtà sono tutte collegate e il collegamento è l'insofferenza e, anzi, dirò di più, il tentativo di scardinare questo sistema di norme di diritto europeo. E dovremmo tutti, forze politiche ma anche cittadini, opinione pubblica, renderci conto dell'importanza e del valore di questo sistema di diritto in termini di tutela effettiva di alcuni beni fondamentali, di diritti delle persone, di diritti delle aziende di fare impresa, di diritti dei consumatori di avere un mercato effettivamente libero, di avere la possibilità di scegliere senza che ci sia l'ingerenza di un governo che in maniera assolutamente ascientifica e propagandistica decide di introdurre dei divieti. Concludo appunto ringraziando tutti i colleghi e ovviamente annunciando che come Più Europa non molleremo su questo perché cogliamo il valore profondo, però concludo anche con una battuta. Il ristorante della Camera dei Deputati non ha mai smesso di inserire nel proprio menù l'hamburger di ceci e le polpette di soia. Io non so se hanno continuato a farlo perché avevano visto lungo rispetto a quella cosa che sta accadendo oggi o perché stavano facendo una sorta di disobbedienza civile rispetto alla norma che era stata approvata proprio qui. Questo lo potremmo chiedere anche al questore anziano Trancassini, che ha anche una competenza proprio in maniera, diciamo, diretta, in maniera di ristorazione. Ma al di là delle battute, spero che noi riusciremo a far uscire da qui e ad affermare come oggi si celebri una debacle definitiva e totale per questo modo del governo Meloni di affrontare questioni serie in maniera assolutamente dissennata e propagandistica. Grazie. Grazie mille. In effetti il sovranismo è l'antitesi dell'europeismo e alla fine poi entra in conflitto con l'esistenza di un mercato unico, che è stata la vera rivoluzione degli ultimi decenni. Insieme alla moneta unica, eccetera, ma anche nei dettagli poi vediamo comunque che queste normative fanno sì che di togliere l'Italia dalla frontiera anche della produzione agroalimentare. Se è vero che siamo su quella frontiera, dobbiamo rimanerci, ci siamo arrivati anche per le innovazioni. Se ci sono domande, se no noi saremo attenti, innanzitutto continueremo a chiedere con tutti gli strumenti parlamentari al Ministro Lollobrigida in modo implacabile risposte su questo tema, cioè come vuole affrontare una questione che è ormai palese, cioè il fatto che la legge approvata un anno fa è ormai ufficialmente in contrasto col diritto europeo, oltre che col buonsenso, ma questo... E quindi da lui esigeremo in tutte le sedi una risposta su questo. Grazie.